Cosa succede? Ovviamente non abbiamo disputato una bella partita, abbiamo trovato delle difficoltà e questo ha portato, diciamo, alla prestazione di domenica. Sicuramente dobbiamo migliorare e dobbiamo avere meno paura. Diciamo che domenica era uno scontro forse importante, però avevamo più da perdere noi che da perdere loro. Forse questo ha fatto la differenza. Sì, ma poi siete soprattutto mancati, non c'era aggressività, più che gli errori che ci sono stati anche tanti, Certo. errori di misura, eccetera, il campo non ci ha aiutato, non c'è dubbio, tutte queste cose. Però perché avere paura di una squadra come questa? È solo un No, problema psicologico vostro, paura di far male. non è una questione di avere paura della Giana, che nessuno ha paura della Giana, non abbiamo paura del Novara, dell'Alessandria, non è una questione di paura, è questione che domenica abbiamo letteralmente sbagliato la partita, tutto qui. E facciamo la mea colpa a tutti e ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti, prendiamo il punto che comunque tra virgolette comunque sempre buono che comunque ci tiene sempre a distanza invariata dalla zona playout e andiamo avanti non bisogna a mio modo di vedere focalizzarci troppo sugli errori, bisogna valutare gli errori che abbiamo fatto, migliorarli e basta. Bisogna avere equilibrio. Domenica abbiamo sbagliato letteralmente la partita e dobbiamo ripartire. Tutto qui. Sì, d'accordo con me. Tu La penso come lui, perché alla fine abbiamo sbagliato l'approccio alla partita, però non si tratta di aver paura si tratta di paura. Noi sappiamo le nostre qualità e quindi è stato solo un errore di approccio, diciamo, alla partita. Che poi credo che nel secondo tempo siamo usciti un po' di più e quindi abbiamo messo di sai, più. però quando non la raddrizza, non la raddrizza, non la vince la partita, è chiaro che non è stata male, una squadra, tra virgolette, molliccia, non sa che cosa fa sembrare, cioè che Il momento. rammarico di non vincere c'è sicuramente, però noi dobbiamo partire sempre dai lati positivi. Non abbiamo perso, è un punto importante che alla fine secondo me farà la differenza. Perché tutti i punti sono importanti alla fine, noi dobbiamo affrontare ogni partita è una partita importante e noi non dobbiamo aver paura di nessuno, quindi noi possiamo vincere e perdere con tutti, dipende da noi, solo da noi. Quindi non dobbiamo aver paura e. Poi tutto sommato non è che ci abbiamo giocato con meglio di noi, noi abbiamo sbagliato una misura, eccetera, non è che a testa abbiamo dovuto fare gli straordinari, quindi la difesa tutto sommato ha retto. Sì, no, ma loro, cioè, ripeto, come ha detto anche Carmine, abbiamo sicuramente sbagliato l'approccio, perché loro sono partiti forte, noi abbiamo sbagliato diversi disimpegni, per me è una partita da archiviare, perché comunque mercoledì abbiamo un'altra partita molto importante, quindi dobbiamo, come ho detto prima, far tesoro degli errori e andare avanti. Si può parlare solo male della partita con la Giana. L'unica cosa buona è che non abbiamo preso reti, perché veniamo da tre partite che prendiamo gol, e che non abbiamo perso, perché comunque è uno scontro importante, più per loro che per noi. Carmen, tu sei chiamato a subentrare, di solito fai discretamente bene. Come ti stai posizionando in questo ruolo di subentrante? Guarda, io il mio compito è sempre allenarmi al massimo e mettermi a disposizione del mister. Poi è il mister che fa le sue scelte, io le rispetto, sicuramente non è che mi fa piacere rimanere fuori e subentrare, però il mio compito è farmi trovare sempre pronto quando il mister mi chiama e quindi
questo. Alessandro è una partita, quella della Alessandro è una partita nella quale, al contrario di quella della Giana, che poco da perdere sulla carta, ti può aiutare. Ma per me da qui alla fine sono tutte partite importanti. Non è vero che abbiamo per me poco da perdere, perché sennò tutte le squadre che giochiamo, Bassano, Pavia, abbiamo giocato con Novara, Alessandria, cioè tutte queste partite le affrontiamo che abbiamo poco da perdere, le perdi già in partenza. Per me sono tutte partite importanti, sono tutte partite dove ci sono punti importanti, come ci sono i 3 punti con la Giana, ci sono i 3 punti pure con l'Alessandria. E quindi non bisogna partire battuti, perché poi guardi anche gli altri risultati, Lumezzane ha vinto la Vicenza 2-0, quindi dove c'è scritto che non possiamo vincere ad Alessandria? Bisogna andare lì con l'umiltà giusta, e con la concentrazione, con la determinazione, e provare a ottenere la vittoria, una vittoria a pareggio, comunque a prendere punti. Ci viene un discorso più di poterla affrontare a cuore leggero, non che la Torre non possa fare i punti ad Alessandria, forse magari sono fatto. No, l'ho capita. Sicuramente i favori del pronostico ce l'hanno loro, ma il pronostico non conta niente. Quindi per noi saranno punti importanti. Sono 4-7 su 5 partite, è dura. Sì, il fatto che non giochiamo in casa può essere una cosa a nostro discapito oppure no. Cioè, noi qualsiasi partita che giochiamo la dobbiamo affrontare sempre con grossa umiltà e con la consapevolezza delle nostre qualità e sfruttarlo al massimo per prendere i migliori punti possibili, i maggiori punti possibili. Poi il fatto che giochiamo 4 partite su 5 fuori casa può essere una cosa negativa, però non dobbiamo pensare a questo. Noi giochiamo in 11 noi e in 11 voi, quindi questa partita con l'Alessandria, secondo voi come va affrontata, cioè, dal punto di vista tecnico-tattico? Il valore dell'Alessandria tecnico-tattico per me deve parlare con mister. Perché io l'unica cosa che ti posso dire è che a livello mentale dovremmo essere perfetti. E poi per quanto riguarda la tattica, vado fuori ruolo. Sì, però come dobbiamo tenere questa messaggia, al di là del fatto che non è così? Cosa dobbiamo tenere? Che comunque quando giocano male vincono e quando giocano bene vincono. Domenica hanno giocato male la Cremonese e hanno vinto. Con la Gian Erminio ho visto la partita, hanno vinto 1-0 e hanno fatto fatica. Quindi è una squadra concreta. Una squadra concreta con individualità importanti. D'altronde se sono primi, se la giocano con Novara e Pavia, che sono due corazzati, un motivo ci sarà. Si è detto, la gara con la Giana archiviata per come è andata, per il risultato e tutto quanto. Non si è accumulato questo risultato, questa prestazione a quelli precedenti, cioè sono archiviate anche quelle, perché è sembrato quasi che pesassero un po' su voi quello che è successo fatto. No, e allora, noi veniamo da 2 sconfitte e un pareggio, e quindi ovviamente veniamo da 3 partite dove sicuramente abbiamo fatto degli errori, però c'è da rimarcare anche che nel giorno di ritorno abbiamo fatto 12 punti su 8 partite. È una squadra che si deve salvare, penso che 12 punti in 8 partite è un discreto rollino, non ottimale, sicuramente potevamo averne di più, però penso che sia un discreto rollino. Quindi penso che la fortuna nel nostro lavoro è che ogni giorno ti rimetti in gioco. Sicuramente con la Gian Erminio abbiamo sbagliato tanto, quindi è difficile pure parlare, perché abbiamo sbagliato molto e lo sappiamo tutti, non c'è bisogno nemmeno di parlarne, avete visto anche tutti voi la partita. Penso che la cosa più giusta da fare sia, per fortuna nostra, concentrarsi subito alla partita successiva dove ci possiamo rifare. E dagli errori si impara, e quindi
però comunque, nonostante tutto, nonostante abbiamo giocato male, nonostante abbiamo sbagliato 2000 passaggi, quello che volete voi, però siamo tornati a casa con un punto e stato da subire. Comunque c'è anche un lato positivo in tutto ciò. Di solito queste partite c'è il rischio anche di perderle, che tu giochi male, e vai a casa con 0 punti. Invece, nonostante eravamo in una giornata no, siamo stati bravi a concedere poco e a portare a casa un punto prezioso. L'ultima cosa del mister Alberto, la ragione mia, cioè è stato difficile comunque giocare contro la sua squadra. Ci sono anche dei meriti degli avversari, al di là dei vostri demeriti, secondo voi? No. Ma Generalmente per me è una buona squadra, con ottime individualità, come Gasbarroni. E per me ha giocato un buon calcio, hanno giocato bene, un po' per loro meriti, un po' per nostri demeriti è andato come è andato. Però come ha detto Rani, dobbiamo partire dai lati positivi, dal punto che abbiamo preso e dal fatto che non abbiamo subito loro.